Amici 22, Cristiano Malgioglio Show, con Sferbi e Celentano. Scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Questa sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici, in cui sono stati presentati i nuovi tre giudici, Giuseppe Giuffrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Neanche il tempo di iniziare il cantautore ha già avuto il suo primo scontro nel programma. Con chi? Beh, neanche a dirlo, con la temutissima professoressa Alessandra Celentano. A far nascere la diatriba è stato un guanto di sfida tra due ballerine, Maddalena e Isobel, durante il quale la maestra ha speso delle parole poco felici nei confronti di Maddalena. Ma la Celentano non è stata l'unica a subire gli attacchi di Malgioglio. Poco dopo, infatti, il giudice si è scagliato anche contro Rudy Zerbi, sempre in difesa di un allievo della scuola. Cos'è successo? Maddalena e Isobel si sono sfidate in un'esibizione sui tacchi sulle note di Skis di Lady Gaga. La Celentano ha attaccato la ballerina della squadra avversaria, definendola una gattina, in confronto alla leonessa, Isobel. Quando è arrivato il momento dei giudizi, Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno di rimproverare la maestra per le parole poco carine usate nei confronti della ragazza, Isobella più tecnica. Ma io preferisco la gatta perché è molto più sensuale. Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino. Ma questa gatta tra non molto diventerà una tigre, una lupa. Però tu dare della gatta a una ragazza equivale a dire a me che sono un cane. La Celentano si è subito stizzita, chiarendo nuovamente la sua posizione: l'accezione è molto diversa. Io non porto l'acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato. Isobel era sicurissima. A questo punto, Malgioglio si è alterato, ribadendo il suo disaccordo con lei per il suo atteggiamento, per poi concludere con: non sono venuto qui a litigare con i coach qui. Lo scontro, però, è stato subito spento da Maria De Filippi, che li ha prontamente stoppati per andare avanti con lo show. Nuovo guanto di sfida, nuova sbroccata di Malgioglio. La seconda manca è iniziata con la sfida tra Aaron e Wax. In settimana, Rudy Zerbi aveva chiesto a Wax di cantare senza autotune o altri aiuti che il cantante solitamente utilizza. Quest'ultimo, però, appoggiato dalla sua insegnante Arisa, non ha neanche preparato il pezzo, poiché entrambi hanno considerato la richiesta infattibile. Anche i giudici si sono detti d'accordo con i pareri di Wax e Arisa. In particolar modo Cristiano, che se l'è presa con Rudy Zerbi. Io sono sconvolto perché sei di una cattiveria incredibile. A questo punto potevi farlo cantare con una patata in bocca, è sbagliato quello che dici tu. Non puoi rendere il ragazzo così triste. Tu così distruggi il ragazzo. Sei stato molto cattivo. A te metterei una patata bollente in bocca, ha esclamato il cantautore. Al contrario della Celentano. Però, Cerbi ha reagito in maniera più ironica e non ha ribattuto alle parole del giudice. Fără ultim tot, tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe chimie, rimaru, spike, buia, si, șoapă grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.